Guerrieri e guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi in questo video, venerdì 27 aprile 2018, faremo un unboxing di un oggetto che è stato omaggiato dalla The Fan Box di aprile 2018, che è il tema Unit, che era è riferito a The Ghostbusters. Questo penso sia un action figure, io ora non lo so. E il personaggio che mi è uscito, perché nella The Fan Box mi sembra che c'erano determinati personaggi, aspettate un attimo che controllo e torno subito. Eccomi qui. Allora, nella volantina della The Fan Box c'era lui, quella che io ho, Stans, lui, Zedmor e Peter, che ora non so se è Peter, mi sembra che era lui. Comunque, e a me mi è capitato Ray Stans. Io poi non li conosco perché poi è passato anni, quindi i film, questi devono essere quelli dell'84, tutte le lingue ovviamente tranne l'italiano. Con queste action figure, non solo i 4 acchiappafantasmi, quindi ho il M71, quindi è lui, M71, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono. C'è anche lui, a me mi avrebbe fatto piacere lui, Stay Puft, che è il fantasma alla marinaio. Mi sembra un po' simile a un guerriero Sailor. Anche Slimer mi è sempre piaciuto. E Venkman con Peter con lo scudo, diciamo così, di Slimer, non lo so. Comunque cosa si presenta così, lo scatolo, ora non so che cos'è, degli 8 anni in più, cauzione heavy, non so questo. Comunque è una Metals Diacast Ghostbuster, il logo del film, quindi ve li faccio vedere prima. Questi sono le istruzioni. Ah, c'è anche in italiano: avvertenza non adatta ai bambini di età inferiore. Qui hanno scritto in italiano e qui purtroppo hanno scritto nelle altre lingue. Grazie, fabbricati in Cina, questo si sa. Comunque deve essere questa la Giada Toys, penso. Qui c'è una specie di logo. Ok, qui è coperto e qui ovviamente. Allora, qui si presenta il personaggio così. Io ora la apro, però ritorno subito. A tra poco. Ed eccomi qui, l'ho aperto. Ok. Però vi faccio vedere il contenuto in diretta. Allora, io poi non è che lo tolgo, lo metto, non so, ora. Ok, c'è il cartone. Lo apriamo. Ci riusciamo ad aprire, ragazzi? Io con una mano la vedo un po' pesante. Allora, mi sa che devo... Ah, ecco, c'è lo scotch qui, mi sa. Quindi, ed eccoci. Torno subito, così evitiamo di fare 3 ore di perdere tempo. Ed eccomi qui, dopo secoli ci sono riuscito, perché
qui era attaccato lo scotch allo scatolo. Dentro, all'interno della confezione, c'è, mi sembra che c'è New York con una luce verde. Vedo dei grattacieli, penso sia New York, una specie di luce verde con le stelline. L'action figure si presenta così, dietro è legato in questo filo. Io lo lascio così perché non ho spazio. Comunque, partiamo da dietro. Qui abbiamo lo strumento per acchiappare i fantasmi, che è Ray Stans, ora non so come si pronuncia, chiedo anche scusa. Ah, Eve Nera in nero con il rosso, che è legato a lui. Non si muovono le braccia, quindi è fermo. Quindi è fermo, diciamo così. Stans ha i capelli neri, la faccia. Ora faccio vedere. Questi penso sono binocoli, occhiali, versione binocoli. Qui c'è il logo dei Ghostbusters. Poi abbiamo una specie di proteggi braccia, non so che cosa sono, guanti, cintura grigia, un coso che è attaccato, un tubo grigio che serve per la macchina, per acchiappare i fantasmi, delle manette anche, vedo, la sua tuta è beige, crema, Avion, ora non so, il suo cognome, Stance. Il suo cognome, eccolo qui, ha una maglia sotto e poi ovviamente non è che si presenta proprio particolarmente, non c'ha proprio, diciamo, qualcosa di particolare. Io penso sia un action figure, non c'era scritto, potrebbe esserci scritto, ora non mi ricordo, ora vedo un attimo e controllo se è un action figure. Allora, è scritto che figure, quindi è una figura, action, simile action figure, però è metal di cast, questo. Ora non so se lui si regge da solo, però io ce lo lascio qui dentro perché è per avere delle collezioni. Questa è la prima volta e l'unica volta, prima e unica volta che ho questo. Qualcosa legato ai personaggi di Ghostbusters, che vuol dire acchiappafantasmi in italiano. Deadbusters, i nemici di Sailor Moon del terzo arco. Busters, fantasmi devono essere i fantasmi della morte, penso. Dead, penso che sia ba questo Busters. Ora ho capito che vuol dire fantasmi in inglese. Quindi Ghostbusters, no, 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 aspettate, Ghostbusters, Ghost e fantasma, o fantasmi, Busters e acchiappare, Dead Boosters o Busters, ora non so che vuol dire con i nemici di Sailor Moon, Boosters, poi scoprirò. Per quanto riguarda il famoso pacco, un'anticipazione vi dico, il famoso pacco, perché mi ero dimenticato, Ghostbusters, perché Dead Boosters e roba del genere. Allora, io ieri ho fatto una live dove dicevo appunto che da eBay un ragazzo in provincia di Bologna mi ha, cioè, mi ha messo un annuncio in cui c'erano i manga completi di Michiano Ribbon, dal il primo volume fino al 6 usati. La fotografia, a parte il primo volume che c'è una leggera piccola piega, io li ho acquistati, poi ne parleremo quando arriveranno. Su eBay ci mi ha dato anche per tramite Poste Italiane e ieri erano a Bologna, alla posta centrale di Bologna. Oggi, stamattina, è arrivata in provincia di Firenze, un paese accanto a Firenze che si chiama Sesto Fiorentino, quindi da stamattina sono nel territorio toscano. La cosa straordinaria è che Poste Italiane è quasi un giorno e mezzo
fatto il pacco arrivare dall'Emilia Romagna in Toscana. Poi ne parleremo. Sapete che a Moon Planet Shop io avevo acquistato nuovi il volume 2 e il volume 3 del manga di Michan Noribo. Come ho detto nella live, io li terrò, li metterò insieme all'1, al 4, 5 e 6 della persona che me li ha venduti dietro il manga, dietro la mia collezione manga. E mentre il volume 2 e il volume 3 usati del ragazzo o della ragazza bolognese, io li terrò come riserve se in futuro il volume 2 e il volume 3 potessero avere qualche danneggiamento a livello estetico. Sapete che a me a volte non mi piace le piegature quando si iniziano a rompere, quindi io li terrò. Però stranamente, di solito io li tengo sempre bene, fino adesso i manga, compreso quelli di Sailor Moon. Quindi quel video, quando arriverà questo pacco, saranno video acquisti manga di aprile, perché poi appunto abbiamo fatto anche quelli di Sailor Moon che avevate già visto. Io dell'action figure, chiudo il discorso, l'action figure di Ghostbusters di Ray Stance, non so come ti chiami, e chiedo anche scusa per la gaffa, non ho altro da aggiungere. Il Sailor Ask ritornerà la prossima settimana, risponderò a queste domande famose. Domenica c'è un vlog. Domani probabilmente arriverà questo pacco di Michan Noribo. E io, da una parte, sono anche contento. Anche se io ho i doppioni del 2 e del 3, non mi interessa. Perché ieri Moon Planet Shop mi aveva contattato e si erano dispiaciuti per il fatto che di non averlo trovato. Però gli ho detto: vedete, non c'è più bisogno perché io già ho trovato la con gli acquistati da un'altra persona. Ovviamente lo staff di Moon Planet Shop hanno detto: hai fatto bene. Anche Darkness lo aveva detto. E Darkness, che è un mio iscritto specifico, che io ce l'ho anche. Non posso, per la privacy non posso rivelare chi è, però è anche nei miei contatti Facebook privati, diciamo che io lo conosco anche chi è privatamente, però io lo chiamo Darkness per rispettare la sua privacy, diciamo così. E che su YouTube io ho trovato, ho fatto amicizie non solo con i ragazzi del Sailor Team, ma anche con altre persone, quindi. Per esempio, c'è un ragazzo che ha un canale, Kiko Shiro, per esempio, lui usa un'altra applicazione, e comunque io ogni tanto ci scriviamo. Comunque, questo è bello YouTube. Il Stellar Ask, se volete farmi delle domande, eccolo qui, ritorna la settimana prossima. E poi domenica vedrete un vlog. Non parlato. Poi la prossima domenica vi racconterò cosa è accaduto, anzi ve lo posso già anticipare. Adesso mi iniziano a mandare quelli del comune di Firenze tramite email privata anche le buste paghe del tirocinio di marzo, quando in realtà non è un lavoro specifico. Io non so che cosa sta succedendo a questo progetto del Comune di Firenze, che uno deve fare addirittura le buste paghe. Vabbè, questo ne parleremo non domenica 29 aprile, ma la prima domenica di maggio. Come sapete, io il 15 maggio devo andare anche dal dentista. Poi vi racconterò anche come sto vivendo questi attimi. Allora, i ragazzi di Sailor Team da From Uru Matachan e Luca Metabrixia, i Sailor Moon Fans affiliati ad Amazon, il mio secondo canale, i Random Tuber Boys. Domani forse ci sarà anime e manga con i Michan Noribo, oppure continueremo a parlare del volume 3 di Sailor Moon del manga, quello dove c'è Eterna Sailor Mars. Al prossimo video, ciao ciao ragazzi!